perché spesso non esplodono, quindi causano morti ancora per molto tempo dopo essere state posizionate, anche se non esplodono. E però, insomma, a quanto pare Kiev le richiede con grande foga, dicendo: non le useremo al di fuori del territorio ucraino, cioè non le useremo in Russia, le useremo soltanto sul nostro territorio, come dire, per reagire alla invasione. Vedremo, insomma, cosa uscirà dal vertice NATO di oggi, però, insomma, anche lì ci sono un pochino di tensioni. Forse è arrivato veramente il momento, no, che anche da parte statunitense, insomma, arrivino un po' di spinte per la trattativa. Punto e a capo. Giova ricordare questo caso curioso di cui si occupa, secondo me, molto bene, dicendo una cosa, insomma, una serie di cose condivisibili. Ricordate, l'abbiamo avuto ospite anche qui, Alberto Negri, sulla prima pagina del Manifesto. Parla del vertice NATO di Vilnius. Oggi c'è questo grande incontro in Lituania, no? Vertice della Super Alleanza Atlantica. Si discute ovviamente dell'Ucraina nella NATO. Biden sembra un po' tirare il freno, dice: prematuro l'ingresso di Kiev nella NATO. Si discuterà ovviamente di continuare a mandare aiuti, no? C'è stata un'apertura invece di Erdogan, della Turchia, sull'ingresso della Svezia, su cui c'erano state un po' di titubanze, così come da parte di altre nazioni nordiche, insomma, una fine, diciamo, della neutralità, e quindi si entra così in una nuova fase per la NATO. Però, dice Alberto Negri, ci sono delle contraddizioni atlantiche a grappolo. Qual è il riferimento? Il riferimento è alle cluster bombs, che sono queste bombe a grappolo che sono proibite un po' in tutto varie parti del mondo, diciamo, anche se poi gli Stati Uniti non hanno firmato, credo come la Russia, il trattato che le mette al bando. L'Italia invece, per bocca di Giorgio Meloni, devo dire questa volta insomma, condivido molto la cosa, e nonostante la divergenza di opinioni sulla guerra, insomma, lei ovviamente sta fortemente, ci ha molto schierato sul lato ucraino, va detto che ha tenuto il punto con molto coraggio, dicendo: no, noi siamo contrari alle bombe a grappolo, non si utilizzano, sono una cosa molto pericolosa, anche perché spesso non esplodono, quindi causano morti ancora per molto tempo dopo essere state posizionate, anche se non esplodono. E però, insomma, a quanto pare Kiev le richiede con grande foga, dicendo: non le useremo al di fuori del territorio ucraino, cioè non le useremo in Russia, le useremo soltanto sul nostro territorio, come dire, per reagire alla invasione. Vedremo, insomma, cosa uscirà dal vertice NATO di oggi, però, insomma, anche lì ci sono un pochino di tensioni. Forse è arrivato veramente il momento, no, che anche da parte statunitense, insomma, arrivino un po' di spinte per la trattativa. È interessante, per concludere questa parte, poi se vogliamo leggere magari un paio di messaggi, se abbiamo ancora qualche minuto. Sulla prima pagina della Stampa, interessante l'articolo di Domenico Quirico a proposito, no, delle varie tensioni. Anche la Stampa ha sulla prima pagina la mossa di Erdogan: il presidente turco sia la Svezia nella NATO, e ovviamente chiede una contropartita. Erdogan chiede: se la Svezia entra nella NATO, noi vogliamo la Turchia in Europa. Meloni invoca la difesa comune, e Domenico Quirico dice: è il tempo di trattare. Ecco, forse, insomma, coglie anche delle tensioni che da parte americana un po' cominciano a sentirsi. Quirico, con grande lucidità, dice: la guerra ha perso i suoi obiettivi, con Putin è venuto il tempo di trattare. Ricordo che Domenico Quirico certo non è un pericoloso putiniano, anzi ha avuto una durissima polemica con l'ambasciata russa, perché disse che bisognava uccidere Putin sostanzialmente. Però oggi dice: dopo oltre 500 giorni l'ecatombe di morti vede sfumare gli scopi di entrambi gli schieramenti. Mosca non avrà Kiev, lo zar non cadrà, l'Occidente contagiato dalla propaganda del nemico. Mi sembra un grande
articolo molto lucido anche da un analista che insomma di sicuro non è stato schierato dalla parte della Russia, e mi sembra invece una ottima presa di posizione, un dato di realtà, ci siamo arrivati dopo un anno e mezzo, no? Se dicevi queste cose un anno fa ti dicevano che eri putiniano, adesso dopo un anno e mezzo le dice un autorevole analista come Quirico, e si sapeva che sarebbe andata a finire così, non vince nessuno, di sicuro questa controffensiva ucraina non sta raggiungendo i risultati sperati, quindi forse è anche il momento di trattare, a meno che non si voglia l'intervento diretto della NATO e scatenare da una guerra che si trascina in questa maniera continuando a massacrare gente, non si voglia poi creare un conflitto ancora più grande. Speriamo insomma che oggi al vertice di Vilnius siano tutto sommato insomma moderati, o comunque meno estremi di quanto potrebbero essere i vari capoccia della NATO. Lo so, Francesco, se vogliamo in qualche minuto finale leggere qualche messaggio, oppure vuoi dare un appello per il caldo, anche tu vuoi unirti a questa cosa di Repubblica, non so se ci tieni. Beh, non credo sia possibile fare granché, o sopportare quello che abbiamo sempre fatto prima dell'arrivo dell'aria condizionata, oppure così consegnarsi all'aria condizionata. Le conseguenze sono, come senti, accaduto a me, il naso chiuso e magari un po' di influenza, può succedere, no? Non è il caso mio dell'influenza, ma può capitare, capito? Colpa del caldo, aria condizionata, sì. Più caldo, però devi stare attento, perché dice sempre su Repubblica questo Robert Shiller, che è premio Nobel, economista, premio Nobel del 2013, che quelli che criticano la questione del cambiamento climatico sono come i Novax. Le analogie sono inquietanti, l'importante è accusare qualche potere occulto, non si capisce quale, di influenzare le decisioni, no? E quindi se tu sei contrasti questa questione della rivoluzione green, sei come i Novax, quindi te lo dico, stai attento, non prenderti insomma influenze, cose che poi certo. Dopo vengo preso come un negazionista. Dopo ti dicono, vedi, ti sei preso l'influenza perché non eri vaccinato e quindi sei Novax, negazionista, e tutto così, ti fanno venire caldo perché così poi ti ammali, ti devi vaccinare e insomma non se ne esce più. Vabbè, cerchiamo di prenderle e ridere, sennò quando io sento il premio Nobel che dice questa scementa mi viene voglia di espatriare per andare non so dove, perché ormai sono tutti così, non c'è più neanche un posto dove espatriare, se non forse qualche isola lontana, lontanissima da tutto. Ma il guarda, resto parlano molto di Lanzarote che non conosco, a quanto so io è una terra, quella di Lanzarote, brulla alle Canarie, quindi non lontano da noi, però molti ne rimangono incantati, non so se è il caso tuo, se ci sei stato mai. Non lo so, non ci sono mai stato, però ho letto un bel libro di Michel Houellebecq. Anch'io. Che si intitola proprio Lanzarote, sì. Con anche ampio materiale fotografico, quindi chi vuole andare insomma a Lanzarote si legge il libro di Houellebecq, forse finanziato, non lo sappiamo, dalla locale Proloco. È possibile, certo, è possibile. La Proloco è potentissima, la Proloco sì, è come la Spectre, no. E poi soprattutto lì ci sono piene, no, dappertutto, ci sono dei tentacoli delle Proloco che spingono, questo sì che è il vero complotto, altro che il green, il caldo, i vaccini e la NATO. Guarda, una domanda però sul green te la faccio, allora, sì.